Bella a tutti ragazzi e benvenuti su Elementi Mars. Siamo su un gioco nuovo, almeno per quanto riguarda il mio canale, perché non l'ho mai giocato. Ruiner è, lo porto perché è gratuito su Epic Games per un certo periodo di tempo. Quindi ragazzi, cerco di portare il video il prima possibile in modo tale che avete il tempo per poterlo riscattare su Epic Games. E vi consiglio comunque di tenere sempre aggiornato Epic Game o di scaricarlo sul vostro computer, perché ogni settimana c'è un gioco gratuito. Io ho già la mia biblioteca con una trentina di giochi gratuiti carini. Poi ovviamente non sono gli ultimi usciti, sono giochi magari che è già passato un annetto, due o più, però fa sempre piacere avere un gioco gratuito. Molte volte c'era quel gioco che una volta piaceva, ma poi non l'hai mai comprato. Se hai fortuna, magari lo ritrovi su Epic Games e te lo prende gratis. Ok, però intanto oggi portiamo Rhino. Ok, facciamo una nuova partita. Io non l'ho mai giocato, ragazzi. L'ho provato praticamente un minuto appena, per capire un po' che fallo. Che senso fallo? Sì, l'ho provato adesso, ragazzi, un minuto. Quindi, giusto per provare i comandi, sta giocando praticamente col gamepad. Si può giocare anche con la tastiera. No fire, praticamente. Ok, questo gioco l'avevo già visto un bel po' di tempo fa, perché mi ricordo questo, mi era rimasto in mente questo particolare del casco con le scritte, che era strano. Mi sembra che l'ho già visto da qualche parte questo qua. E era anche abbastanza carino, non mi era dispiaciuto. Però fa parte di quella lista dei giochi che dice sì, carino, poi forse un giorno lo prenderò e poi non lo prendi mai. Quindi alla fine, prenderlo gratis è sempre, sempre tutto quello che è gratis, ragazzi. Anche la morte è gratis, però insomma, altro discorso. Ok, allora, qui fa un mini tutorial. Uccidi il boss. Allora, la storia di questo ragazzo, praticamente lui è stanco di lavorare in questa. Praticamente questa è Amazon, ragazzi. Lui è stanco di lavorare per Amazon perché viene sfruttato, lavora 12 ore, non gli pagano gli straordinari, e praticamente lui vuole uccidere il capo. Usa, ok, mi giro intorno, non è molto. Io non sono molto abituato a usare il gamepad, ragazzi. A fa? RB? Ok. Uccide il boss. Basta essere lì. Open. Ma non c'è una porta qua, scusi, no. Open cosa? Non c'è la porta open. Vabbè. Ascensorino come sempre. Divertiamoci un po', ragazzi, abbassiamo! A parte che è un robot, non è un umano. Guardie, soldati corporativi, irascibili. Abbondantemente cablati. Io avevo letto abbondantemente calmati, però non mi tornavo. Aio, oh. Ecco. Se vedete già la mia poca prestanza a usare il gamepad, eh? Vabbè, ovvio. Namo. La porta invisibile. Scatto. Allora con LB. Ok, con lo scattino, carino. Beh, e ho capito questo. Ok, scatta lontana le mine. Ui, 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 ui. Aglio, l'ho preso pieno. Ho due?
Au. Vale, Pil. Le sta prendendo tutte. Ok, meno male erano solo tre, perché ho preso tutte e tre. Ah, è a schina. Vattene, fa pure. Oh. Un po' di gentilezza, eh. Forza, Sonzo. Vieni, Sonzo. Vieni qua. Stanno tutti giù con un colpo, però. Almeno quello. Questo è un altro. Oh. Chi è? Chi è? Per tre, se erano in due. Oh. Oh, sto quasi a morire. Oh, oh. Questi sparano. Meno male mi danno una cura, perché... Ok, dentro l'ascensore non funziona. Bene. Sono quasi morto, mica tanto bene. Uccidi il boss. Ah, oh, questi flashamenti, però. Riempi l'indicatore di energia. Per... abilità strumenti di energia. Apri il menu con ISO. Ah, mi fa lo scudo mentre scatto. Sovraccarico, scudo di energia, scudo energetico, griglia di conversione, cost break, store di torre, consegna di fuoco di mandi, lancio granate. E c'è solo questo che si può fare, quindi. E adesso LB, LT. Ah. Quindi faccio tac e posso anche scattare insieme. Io già mi sto ci sto già capendo più. Ah, è a tempo qua, cioè no, non è infinito. A me mi ha già dato due comandi di troppo, ci sta capendo già più niente. Ok. La torretta è attiva, che ne so, ma davanti a me, scusa. Ma se loro fossero leggermente epilettico, qua gli prenderebbero 70.000 convulsioni al secondo. Aio. Perché se... Ah, ok. Ma l'ho già mezzo consumato. Se può? Permesso? Scusi, no. Vieni, ricarica. Va preso? Oh. Allaccino un altro. Oh, picchia. Oh là, ce l'ho fatto. Non è difficile, però bisogna un po' fare la mano, farci la mano con i tasti. Uccide ancora sto. Capito, non me lo di più, è una sessione. Tacci su, uccidi il boss, cioè. È ossessivo sto gioco. Yeah. Oh, yeah. Ah, è già morto quello. Ci hanno scattato anche loro. Tirare. No, anche no, vabbè. Bello! Uno di qua, uno di là. Molto splatter, eh. Vabbè, stiamo andando abbastanza bene comunque. Ma si muovono ancora. Ho capito, non me lo di più! Mamma mia! Dov'è il boss? Via, così la... Ah, c'è un'arma?
Ecco Elmo. E spara qua re lì. Questo scuro. Ah, che era? La spigliatrice, mi sembra. Ma io mi trovo. Mabel. Oh. Mamma. Sono meglio con la spranga però. Girati, girati. Quanti colpi ho? Finiti? Yeah, ma non lo prende? Porca boia, dai a sprangare. Ah, sono finito. Dai a sprangata di benvenuto. Ma io quest'anno qua. Ciao, ma no. Ma quando vedo il boss si sputa proprio. E la madonna. Ah, quindi posso adesso posso anche prendere le munizioni. Mi fa piacere. Carichiamolo di qua. Multiscatto, complichiamo le cose. Dov'è? Ah, un attimo. Ma scusi, se sono nel mezzo con RT o RB. Ah, si sì, diventa un po' troppo complicato però, cioè figo però diventa complicato. A me mi ci vuole un quarto d'ora per fare sta cosa qua. Non credo di avere tutto questo tempo. Ecco, curati. Curati la luce va. Ma che stai facendo, scusa? Ma per queste cose c'è la toilette. E la madonna. E premuto LB, ma io non ce l'ho LB qua sopra. Vai. Ciapa. E muoviti però. Scatta verso una zona sicura. E che ne so io, una zona sicura non ce n'è. Vai. Firati. Firati. Sono forte, ma sta arma sapessi usare. Firati. Ok. Oh. Oh. Firati. Madonna. Cazzo guardi. Va bene ragazzi, comunque allora LD vai di qua, tac, traffide ciapa e vai. Qui non c'è una zona sicura, mi stai perculando. Oh, ecco, oh, questo spara più di me, è finito. Girati, gira, oh, ma sei stronzo, mi ha massacrato. Dov'è la mia spranghetta? Mamma mia, qua però pistola, io ti voglio questo, scusa. E però anche le munizioni. No, io voglio adesso offrire la mia spranghetta. Ok, dove vado?
di qua. Che è? Armeria. Aspetta. B A B B B A. Difficile. Ovvero? Madonna, un pompa questo, eh. Arena, l'ultimo passaggetto. Girati, mi raccomando. Un po' cagate. Tirati, porca boia! Ah, fanculo. Madonna. Ma sono veloci comunque, eh. Via prima però. Ma questo... Ma quanti colpi vuole questo? Ma chi era il boss? Ah, coso! Mi ha fatto in angoscia. Non voglio... Cos'è che non voglio? Non ho capito. Please no. Please no. Altra? Ma sei munizioni, che ci fa con sei munizioni? Madonna! Courage! Oh! Dio! Oh, ma che cazzo pensavo fosse una roba da prendere, aiuto! È un cinci un cianci, ma che cazzo di qua parli? Oh, le ho prese tutte! E daglielo qua! Allora ragazzi, spero che questo gioco vi sia piaciuto. A me, diciamo che secondo me è stato molto molto divertente, l'ho giocato volentieri anche se per poco. Poi non fate conto che io col gamepad sono un imbranato, quindi secondo me in mano vostra sarà sicuramente molto più fluido e divertente. E quindi niente ragazzi, vi ricordo che questo gioco è gratuito su Epic Games. Adesso non so fino a che giorno sarà gratuito, perché ciclicamente ogni settimana Epic Games praticamente dà un gioco gratuito in omaggio e quello vecchio passa nuovamente a pagamento, quindi c'è un periodo di tempo dove voi dovete andare a riscattare il gioco. Quindi dateci un'occhiata spesso, perché molte volte ci sono giochi carini come questi. Io vi porterò spesso i giochi gratuiti di Epic Games, almeno quelli che ritengo abbastanza carini da portare. Allora ragazzi, se avete notato, il canale YouTube ha subito una piccola variazione, ovvero che non ci saranno più le live sul canale YouTube, ci saranno solamente live su Twitch. E YouTube è diviso in due sezioni adesso. La prima parte è il gameplay, che sarà sempre quella predominante, anche perché adesso sto ricevendo abbastanza chiavi dagli sviluppatori, quindi mi posso permettere di portare, diciamo, una varietà di giochi più ampia. Poi ci sarà la seconda parte, che sarà dedicata praticamente ai viaggi, siccome io viaggio spesso, vado spesso all'estero, e quindi mi fa piacere portarvi i video fatti con la mia action cam, che l'ho comprata appositamente. E quindi niente, ci sarà questa piccola variazione del canale YouTube diviso, diciamo, in queste due sezioni. Spero che l'idea vi piaccia, e quindi niente ragazzi, ci vediamo prossimamente o sulla live di Twitch o su un gameplay di YouTube, su un video viaggi. Quindi vi ricordo di lasciare like e vi ricordo di iscrivervi sia al canale YouTube sia al canale Twitch per le live, e ci vediamo la prossima volta. C'è no file come devo fare.